Mister Ventivia, 1-6 non è proprio il miglior risultato da fare in casa, però la prende con filosofia. La prendo con filosofia perché sono stati più bravi di noi. Purtroppo credo siano venute un pochino meno le motivazioni ultimamente. Quando si raggiunge un risultato ci può stare che in una squadra così giovane si tenda un pochino a mollare. Ovviamente spero di no e mi impegnerò affinché questo non avvenga nelle prossime partite, però insomma c'è la sensazione che nelle ultime due partite un pochino abbiamo pagato questa cosa. Obiettivo stagionale ridimensionato o no? Io non li so gli altri risultati, alla fine noi ci dobbiamo salvare, credo che ci siamo praticamente quasi salvati, però è normale che se i playoff fossero ancora alla portata uno deve necessariamente provarci, altrimenti poi diventano 7-8 scampagnate e non voglio assolutamente una cosa del genere. Poi oggi abbiamo incontrato una squadra che credo abbia fatto una partita importante al di là di tutto, forse una delle più belle partite del Parete dall'inizio del campionato, sono stati veramente molto più bravi di noi. Un classe 99, ultimo di difesa sotto sul 3-0, una bella mossa coraggiosa. Sì, Lorenzo oggi è stato uno dei più positivi, devo dire la verità, veniva da qualche partita in cui era stato un po' appannato, invece oggi fin quando la partita è stata seria nel punteggio, nel senso fin quando ce la siamo giocata è stato uno dei più bravi sicuramente. Mister, ci voleva una partita così dopo un periodo non facilissimo? Sì, abbiamo fatto una partita difensivamente perfetta, forse ci abbiamo regalato proprio l'ultimo gol, ma è stato l'infortunio sull'ultimo secondo. Quando si difende così le partite poi bene o male si vincono, insomma, perché il gol lo fai. Veramente non ricordo, insomma, parate nostre di interventi Tommasoni, quindi è stata una vittoria importante perché mi giungono anche qualche risultato dagli altri campi che è favorevole a noi. Sempre per, insomma, per quel piccolo sogno che sono i playoff. Diciamo che fortunatamente da questa settimana, già la settimana scorsa, abbiamo recuperato delle persone. Già si è visto, insomma, ci siamo allenati bene e quando ci alleniamo bene noi comunque andiamo a giocare su tutti i campi. E diciamo che oggi la vittoria è stata meritata, dai. Proprio questo volevo dirle, con un Parete a questo punto al completo, che va a vincere anche in casa del Cus Caserta, con un parziale così ampio si può ambire a qualcosa in più. Sì, innanzitutto noi la temevamo come partita, stavano 3 punti sopra noi. Il problema è che noi veramente nel momento clou del campionato abbiamo avuto troppe assenze tra infortuni, squalifiche. Avellino non posso dimenticare il fatto che Avellino siamo andati a giocare con 10 under, quindi con tutta la juniores. Là era una partita importante, insomma abbiamo recuperato le persone, ci stiamo andando bene, vediamo, proviamo a vincerle tutte e poi vediamo dove arriveremo. Domanda fair play, è bello ricevere i complimenti a fine partita anche dalla squadra che ha perso in casa, forse dovrebbe succedere più spesso. Sì. Infatti la prestazione mi fa piacere anche perché me l'hanno confermata, diciamo, il mister, il presidente e gli avversari, quindi fa ancora più piacere. E questa è la dimostrazione, sì, di grande fair play da parte del Cus Caserta.